Preside, è stato avviato un procedimento nei confronti di un'insegnante la quale avrebbe usato un'espressione, diciamo, poco carina nei confronti di una ragazza. Ieri, appunto, i ragazzi hanno protestato fuori dalla scuola. Intanto le chiedo la conferma di questo avvio di procedimento e perché? Sono rimasta sconvolta dalla situazione di ieri, insomma, l'impatto mediatico che questa cosa ha avuto e soprattutto diciamo, dalla campagna mediatica anche volta a strumentalizzare la situazione. E quindi non so effettivamente che cosa dire. Posso dire che la studentessa ha ricevuto una frase infelice dalla professoressa. Quindi sicuramente dal confronto tra la professoressa e gli studenti è venuto fuori la sua volontà cioè la sua presa di consapevolezza che sicuramente la frase è stata infelice, ma la professoressa ha ribadito che non c'è nessuna volontà di denigrare la ragazza oppure di insultarla o accomunarla alla condizione della prostituzione, come si è voluto sottolineare. Quindi la questione si snoda su tre punti. Okay. La questione diciamo, dell'insulto sessista che la studentessa insieme agli altri studenti hanno voluto sottolineare, che sicuramente diciamo, è portato avanti da questa frase infelice, non sei sulla salaria della professoressa, della quale la professoressa ha consapevolezza e per la quale si scusa, ma il suo intento non era, dicevo, di insultare. Il secondo piano è il famoso dress code, okay? Quello che gli studenti ritengono essere superato, insomma, non siamo nel Medioevo, quello che abbiamo visto. Il terzo piano è invece quello più importante, secondo me, che è il fatto che la studentessa stava facendo un video non autorizzato, perché la scuola non permette di fare video con il cellulare nell'ambito appunto delle mura scolastiche, anche se il fatto era innocente, sicuramente il video era innocente, però questo la professoressa non poteva saperlo. Quindi, al di là della sua uscita infelice, la professoressa ha fatto il suo dovere di persona adulta, educatore, in quel momento assegnato a quella classe che aveva il dovere di vigilanza. E ecco, la sua espressione poteva essere qualsiasi altra. Ma insomma, lei ha ritenuto di fare questo intervento in quel modo colorito. Di questo si dispiace, però teniamo presente che comunque sia questa scuola, i docenti in generale, rimangono piuttosto colpiti da questa situazione che si è creata, Ecco, infatti le perché volevo chiedere qual è stato il parere, il sentore intanto del corpo docente. allora, i docenti appunto rimangono sconcertati da questa situazione, dal clamore mediatico sotto il quale purtroppo sono costretti a stare, un po' perché questa è una scuola appunto molto in vista e quindi ecco, famosa, quindi oneri e onori, e un po' perché appunto diciamo sono oggetto di insomma, clamore e a volte sotto la lente di ingrandimento per battaglie mediatiche che sono più grandi, insomma, di quello che si vorrebbe poi alla fine. E quindi loro, ecco, categoricamente, diciamo, respingono l'immagine di docenti, ecco, negativi per gli studenti oppure comunque che hanno una didattica antiquata, perché effettivamente se questa scuola è, insomma, ai primi posti nelle classifiche, insomma, ecco, vince gare, regionali, nazionali, eccetera, è proprio per l'impegno che tutti i docenti profondono nel loro lavoro, impegno che è a 360 gradi, non è soltanto un impegno, ecco, volto a prendere lo stipendio, ma è effettivamente una vera passione. E questo, insomma,
sperano che poi anche questo venga apprezzato e sottolineato. Insomma, Lei ha quindi avuto modo di parlare con la docente io ho avuto interessata? modo di parlare con la docente, la quale è molto dispiaciuta di tutto quello, di tutto il clamore mediatico. Certamente, insomma, io ho richiesto, ho avviato un procedimento perché le ho richiesto spiegazioni rispetto all'accaduto, però, insomma, sono assolutamente convinta della buona fede della professoressa. Spero che questa situazione possa in qualche modo porsi in positivo, una riflessione positiva per tutti quanti, insomma, adulti e soprattutto studenti, i quali, insomma, devono ritornare un attimino nel loro ambito, cioè loro sono studenti che vengono in questa scuola per apprendere, giustamente non devono apprendere gli insulti, ma devono apprendere ad essere costruttivi e soprattutto a comportarsi in maniera adeguata, sia dal punto di vista dell'abbigliamento, come giustamente già fanno, perché gli studenti di questa scuola assolutamente non hanno problemi di abbigliamento strano, non era questo il punto e la questione, ma anche poi di, insomma, rischi connessi all'utilizzo improprio dei cellulari, dei video postati in rete. Quindi spero che da tutto ciò scaturisca una riflessione per tutti e che questa riflessione sia foriera di crescita culturale, professionale, sociale e che questa scuola, insomma, ne venga fuori per quella che è una scuola di primo ordine. A proposito di ieri, da che parte ti sei schierata? Se ti sei Allora, schierata. sì, mi schiero dalla parte della ragazza perché non è il fatto che si sia scoperto l'ombelico, è il fatto proprio di quello che gli ha detto la professoressa, perché magari l'abbigliamento non era consono, perché sappiamo che ci sono delle regole strane, ma regole, e il punto è la frase che ha detto la professoressa, che è completamente fuori luogo, non dovrebbe neanche mai venire in mente a una persona e soprattutto ad un'educatrice. Allora, il problema non è il dress code, nel senso una scuola comunque, a mio modo di vedere personale, può, deve avere una sorta di regolamento su come vestirsi, perché comunque siamo in un luogo pubblico dove c'è molta gente e dobbiamo rivestire un ruolo come lavoratori. Però la battuta, come ha detto la professoressa, diciamo era infelice per il fatto che avevamo una base sessista alle spalle. Nel senso, a un ragazzo gli avresti detto che stai andando al mare, a una ragazza gli hai detto stai andando sulla Salaria, è proprio una base differente. Quindi la mia manifestazione per quanto riguarda me è stata sul fatto che non puoi andare a dire a una ragazza che è una prostituta solamente perché si veste scoprendo delle parti del corpo, perché non è questo che rende una donna prostituta o suora o un determinato lavoro.